Giorno numero 8 a Washington, secondo giorno a Washington. Oggi non è così bello, però meglio perché magari smetto di scottarmi barra spelarmi la pelata e basta. Allora, oggi stiamo andando al National Museo di Storie Naturali, che è quello da cui hanno tratto il film Una notte al museo 2. Come tutti i musei di Washington, sulla Mall anche questo è gratuito. Allora, se venite non potete portare, a parte il cibo, ma anche non potete entrare armati e neanche con dei deodoranti. Qualcuno se la ricorderà questa dal film. Allora, siamo in un corridoio pieno di pennuti che, niente di che, anzi. Allora, comunque si accede al piano superiore e su ogni lato c'è l'ingresso a qualcosa. Di là ci sono i dinosauri, di qua i mammiferi, di lì le cose del mare, eccetera. E si entra e se li va a vedere uno alla volta, praticamente. Questo l'ho mangiato l'altro giorno sotto forma di hamburger. Di New Year. Allora, quella simpatica vecchietta mi ha fatto una lezione fantastica su tutto il mondo qua. E io ero fermo a 25 anni fa, quando l'uomo più antico mai ritrovato era Lucy, che siamo a 3,5 milioni. Ma mi ha spiegato che nel frattempo ne hanno trovati altri, siamo arrivati a 7 milioni di anni fa. Mi ho chiesto anche come riconoscere quando è maschio, quando è femmina, che già sapevo qualcosa, ma me l'ha spiegato meglio. E straforte, e mi ha detto che al piano di sopra, dove ci sono i minerali, si può toccare un pezzo di Marte, e dopo ci andiamo e lo tocchiamo, cazzo, è tantissimo. E andiamo negli oceani adesso. Bellissimo come in America si sensibilizza sempre la roba sugli oceani, e poi siano proprio loro quelli che inquinano sempre di più. C'è anche un calamaro gigante. Adesso andiamo dove io divento scemo. Allora, qui dentro nel museo ci sono i paleontologi che estraggono i fossili che sono stati trovati, e la gente li guarda come le scimmie allo zoo. Eccoli. E non possono ribellarsi. Un teschio. Qua sta setacciando cose al microscopio. Qua ci sono dentro fossili che vengono praticamente bendati e col gesso, come quando ti rompi le ossa praticamente. E poi vengono trasportati, una volta che arrivano in laboratorio vengono aperti. Quando vedete gli scheletri tutti perfetti esposti, non sono mai veri. Radioattivo. C'è anche un po' di oro con la pepita, sono 2,5 kg. Chilo 6, 4 kg. Sono anche un sacco di meteoriti. E qua si possono toccare, sono molto freddi e ferrosi. Siamo qui a toccare un cancello, però tutto è regolare. Sono tutti meteoriti e valgono un occhio della testa, tra l'altro. Tra l'altro qui dovrebbe esserci anche il pezzo di Marte. Adesso lo cerchiamo.
possiamo avere un pezzo di Marte sulla Terra è che è arrivato tramite un meteorite un po' di tempo fa. Infatti i meteoriti sono fighissimi perché se questo coso qua viene tagliato all'interno presenta tutti questi cristalli. Questo qua è un pezzo stratigrafico dell'epoca dei dinosauri. Allora da qui in giù è il Cretaceo e qua in questa parte qua hanno trovato un sacco di fossili, conchiglie, cose così. Da qui in su invece non sono stati più trovati e ovunque si guardi nel mondo c'è questo piccolo strato qua bianco, l'hanno trovato anche negli oceani. Qui i fossili, qui no, e c'è questo strato qua in mezzo, e quindi hanno detto è accaduto qualcosa, è successo qualcosa di catastrofico, da cui sono arrivati al meteorite che ha distrutto tutto. Allora qui potete trovare tanti reperti, alcuni reperti che sono stati portati dalle missioni Apollo, quindi dei reperti lunari portati dalle missioni Apollo sulla Terra. Questa è una vedova nera. Scolopendra. Allora adesso forse andiamo a vedere le farfalle. La manifestazione è quella manifestazione benessere dell'animale. Allora, siamo venuti adesso al Campidoglio, che sta sul colle di Capitan Hill. È proprio il posto che è stato assaltato un po' di tempo fa dai sostenitori di Trump, quelli vestiti tipo un po' strani. Ed è il palazzo del Congresso americano. Peccato che sia in celofanato. Sei contenta che sia in celofanato? Molto. Cristina è contenta. Comunque l'obelisco si può vedere che c'è una righetta. Washington Memorial, ovvero questo obelisco, è alto 169 metri. Si possono vedere là sotto le persone, lui che sale fino alla cima. Fu iniziato nel 1848 per commemorare Washington, il primo presidente degli Stati Uniti. E fu poi bloccata perché avevano finito i fondi di base, perché c'era la guerra civile. È stato ripreso 30 anni dopo e quindi ecco perché c'è quel cambio di colore. Sempre simpatico come gli americani trovano cose stupide da fare, ma simpatiche. C'è del Giappone in questo Washington. E niente, sta nevicando. Ma non è neve, sono solo i ciliegi. Ecco invece il monumento di Jefferson che si trova
dalla parte opposta della Casa Bianca rispetto all'obelisco. E niente, vado a vederlo anche io per la prima volta e ve lo faccio vedere anche a voi. Che bello, io voglio andare a fare il bagno. E niente, una volta ci poteva arrivare lì così, adesso no, hanno messo tutte queste cose di sicurezza. Si può vedere comunque da qua e niente, quella è la Casa Bianca e c'è lo studio Ovale, che è sotto, sotto gli archi. C'è anche quello dell'Orso Yogi davanti alla Casa Bianca. E intanto qua il crimine dilaga in questa Washington. Tra l'altro esattamente davanti al nostro albergo. Allora, stasera siamo da Johnny Rockets, che è il mio più grande amore, quello in America, non quello in Italia, che non è assolutamente paragonabile. Questa cosa sembra buonissima. Ma andiamo al menù. Il più grande amore rimane sempre lo Smokehouse Double da 1180 kcal. Oh là, una birretta. Sei allergizzata? Beh, antistaminico. Sì? Sua maestà, il panino più buono di tutti, lo Smokehouse Double, con un'insalata, questi cosi, e un'altra finta insalata e della birra. Mangiamone. Chi si assaggia, assaggia. Squatterò? Non so, sono tipo delle crocchette di patate. Com'è? Buono, ma è sempre quello. Fritto, cose, bacon, cheese, cose. Ci hanno appena regalato un milkshake. Tizia. Seconda cosa che ci regalano oggi? La cartina del museo. Giusto.